Amici sportivi appassionati di calcio a 5, buonasera e benvenuti al Pallabianchini di Latina. È la quinta giornata di ritorno del campionato di massima serie di futsal e l'Axed Group Latina ospita in questa giornata l'acqua e sapone unico. Riceve il pallone e distribuisce nuovamente verso Avellino, buon lavoro da parte dell'argentino Avellino che calcia in porta, trova Mammarella strepitoso sul primo palo. Adesso c'è ancora la formazione ospite che prova ad impostare, Luca Ian si accentra, spara con il sinistro. Adesso Luca Ian e poi c'è il sinistro che termina sul fondo. Prova la pennellata Avellino, Bernandez con il destro, manca l'impatto Avellino. È fra l'altro la migliore difesa del campionato, attenzione a questa ripartenza con Chinchio che riesce a cavarsela su Jonas. Sfiorato dunque la rete del vantaggio, l'acqua e sapone Unigros che sta lievitando minuto dopo minuto, ancora un destro pericoloso da parte di Jonas. Calcio d'angolo, battuta a destro, pallone all'indietro e ancora Chinchio e tiro da parte di Jonas che scheggia la traversa. È stata però capita bene da De Oliveira, poi il destro e la parata da parte di Chinchio. L'uomo in barriera per quanto riguarda l'acqua e sapone, intanto Avellino che calcia di destro, Mammarella respinge, tiro centrale. Si stanno affrontando con molta circospezione, cercando soprattutto di prestare attenzione alla fase difensiva, non in questo caso, attenzione a Maina, manda a vuoto Mammarella che poi riesce però a chiudergli lo specchio. Transizione da parte dell'acqua e sapone, Bernandez tocca con la mano e calcio di rigore. Ricorsa da parte di Jonas che colpisce la traversa. Adesso c'è Maina che prende la rincorsa, tocca per Avellino, uno schema, Battistoni che caccia a colpo sicuro. Lo acclamano tutti quelli del Pallabianchini, Avellino e Mammarella si dimostra quel grande portiere qual è, mettendo in calcio d'angolo con il piede sinistro. 3 contro 2, attenzione alla questa sapore che può essere letale in questa circostanza, il tiro da parte di De Oliveira a colpo sicuro. Battistoni per Amoedo, attenzione a Bernandez che calcia in maniera sporca, il pallone che va sotto le gambe di Mammarella e termina inopinatamente sul fondo. Attenzione intanto a De Oliveira che manda a sedere l'avversario e poi lima con il piatto destro vicino a lui, non una grande idea. Attenzione a Cannavaro, poi il tentativo da parte di De Oliveira, scucchiagliato il pallone per Maina, lavora bene la sfera Maina di tacco per Bernandez, mette dentro, deviazione con il petto in calcio d'angolo da parte di Sergio Romano. Attenzione a Lima e poi Jonas con il destro, plastico tuffo da parte di Simone Chinchio. Avellino, Maina, finta il tiro, poi prova con il destro, pallone sul fondo, pronto a ricevere la sfera, attenzione ancora a Battistoni, a sinistra, arma il tentativo. Attenzione a Jonas, si tacco e va di lusso qui a Chinchio. Gapau, Battistoni, 3 contro 1 per l'Axel Group, Battistoni non riesce a far pervenire la sfera da Ventino. Attenzione a Luca Ian, conclusione e gol da parte dell'acqua e sapone esiziale in contropiede, segna con Bordignon, anzi scusate con De Oliveira, la rete del vantaggio. Arginare l'estro di Battistoni, poi Bernandez con il sinistro, Mammarella ancora Bernandez e strepitoso Mammarella. Sempre 1-0 in favore dell'acqua e sapone, sta decidendo la rete di Oliveira, altro tentativo di Bernandez sul primo palo. Maina, si è visto poco Maina in questo secondo tempo, fallo, attenzione qui c'è il calcio di punizione, anche il cartellino giallo. E adesso arriva finalmente il fischio del direttore di gara, Maina, rincorsa di Maina che segna e pareggia i conti alla sinistra di Mammarella. Chirurgico Lucas Maina che a 4 minuti esatti dalla conclusione raggiunge il risultato di parità 1-1. Cannavaro intanto, Jonas a sinistra, Lima di punta, Chicchio strepitoso di piede. Attenzione adesso perché qui può essere esiziale, l'acqua e sapone, Lima di tacco per Cannavaro, Chicchio trattiene, c'è però Mammarella in porta, attenzione sbaglia Chicchio tutto e poi rimedia in qualche modo strepitoso. Aveva commesso una sciocchezza incredibile e alla fine Maina fa scorrere il tempo. Risultato dunque di parità tra Axel Group Latina e Acqua e Sapone Unigros 1-1. Gran bella partita, alla fine l'equilibrio ha regnato e nessuna delle due è riuscita a prevalere. Finisce dunque qui questa sfida, sale a quota 24 punti l'Axel Group mentre va a quota 30 l'Acqua e Sapone. E con questo risultato di parità di 1-1 vi salutiamo e vi diamo appuntamento alle prossime sfide con l'Axel Group Latina Calcio A5. Un cordiale saluto e ringraziamento da Enrico Pasquali Coluzzi in voce e da Gianfranco Marceddu che ha operato le riprese televisive.